1981, questa prima giornata del 1981 ci porta Miguel Bosé. Auguri, 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 auguri a tutti. Auguri. Oh, tempo vabbè, che non ci vediamo. È un po' di tempo che non ci vediamo, esattamente dall'anno scorso, 7 giorni fa. È già passato un anno, però questa cosa, cosa c'è di nuovo? Secondo me si sono rinnovati, sono cresciuti, i popcorniani sono già più vecchi di un anno, avranno già altre idee, sicuramente altre domande in preparazione per te. Vedo già una femmina che bolle, ecco. Guardala lì. Ciao, eh? Chi sei? Serena. Serena. Io volevo chiederti, oltre alla musica al ballo, cosa ti interessa particolarmente? Ma mi interessa tutto, assolutamente tutto. La pittura, specialmente pittura e letteratura. Mi piace moltissimo viaggiare. I miei hobby sono i miei amici, che oramai, siccome non ho il tempo per loro, e sono le ragazze? Questo è sottinteso. Questo è sottinteso. Lo tenevo per la fine. Ha rovinato lo speech, il discorso. No, volevo farlo andare via senza bacio. L'81 non si bacia. Ciao, sono Franco. Una domanda? Nel senso, sarò sincero o sono Franco? Sarò Franco. No, di nome. Ah, di nome, vabbè. No, volevo dirti, senti, se non fossi mai nato, ti piacerebbe rinascere come Miguel Bosé o come uno del tuo pubblico? Io mi piacerebbe rinascere come uno del mio pubblico, perché non ho mai visto, come dicevo l'altra volta, Miguel Bosé, tanto sì, per curiosità. E poi poter diventare magari un Miguel Bosé o qualcosa, cioè qualcuno che fa musica, questo senz'altro. Sì, adesso non gli domandare quale del pubblico, se no deve essere... Bravo. Che fanno delle domande strane, eh? Guarda che, cioè, io penso che la gente che non è giornalista o che non è abituata a una professione, sì, così fanno, fanno sempre le domande più interessanti, perché sì, che poi sono più originali, valide, più valide, sì. Mi piacerebbe essere uno dei miei spettatori, quello della sesta fila al quinto da sinistra. Senti, vieni tu. Oh, guarda. La gemella di come si chiama quell'attrice lì che mi piace tanto? È uguale, guarda. Comunque fai adesso in mente. Bravo, Marlene Jobert. Ciao Adriana, ciao. Allora. Ciao. Fai la domanda? Sì, meglio che gliela fai tu, ma io se meglio la faccio dopo. Io l'ho tenuta per ultimo la mia domanda. Io volevo dire, tu hai chiesto l'altra volta a una mia amica che cosa darebbe lei per la decade degli anni Ottanta. Sì. Tu, a parte la musica, cosa daresti? Io penso che la decade degli anni Ottanta c'è tantissimo da dare. C'è ancora moltissimo, cioè io diciamo che questa fine 70 è stata una preparazione, è stato un bel aperitivo, ma che dagli anni 80, cioè dall'80 e poi, almeno io me la sento così, cioè sto nascendo, cioè sto maturando, sto crescendo. Per me gli anni 80 saranno i miei anni e penso che gli anni di tutti noi, e c'è veramente tanto da dare, c'è veramente tanto da dare professionalmente, umanamente, anche perché se non la facciamo noi questi anni proprio crollano, eh? E tu? Cosa daresti? Non lo so, sinceramente. Cioè, come li vedi tu questi anni Ottanta? Questa è una... È difficile, veramente. Bisogna affrontarli, tirarsi sulle mani. Cioè, ragazzi, tiriamoci su. Ehi, oh, coraggio, dai, su. Pallidina, dai, non ti preoccupare. Tanto cioè, ma li vedi bene, li vedi difficili, cioè li vedi veramente difficili. Difficili perché non sai come impostarli, non sai cosa fare, o difficili perché veramente hai già incominciato a fare qualcosa e la partenza è stata difficile? No, io non ho iniziato a fare niente. Lei è bravissima, è veramente dura, lei è in attesa. Allora, lei è in stand by, come si dice, lei è in stand by per grazie. Questi anni. Ma insomma, non l'applaudite, poverina, stava morendo. Pensa se invece degli applausi avessero inventato proprio dagli inizi del mondo dello spettacolo le secchiate d'acqua. Tu pensa che saremmo quando saremmo artisti tutti umidi, tutti bagnati. Meno male che hai inventato l'applauso che ci salva da tante situazioni. Senti, tu ieri sera eri in una 500 a Milano, non eri tu?
No. Ma pensa che io c'è qualcuno veramente una identica a lei che era in una 500 dove c'erano 863 persone. Ma lei è stranissima, è quella, e è quella ho sbucato che... una faccia e mi sembrava che eri proprio tu, perché poi ha risposto così in una maniera molto timida. La usano perché ha il cuore che batte dalle scarpe, lei te la ricordi? Sì, sì. E lei... ed era tutto, cioè io l'ho puntata così, ho detto come dicendo tu sei quella che era ieri in televisione e non ha detto niente. Mi è sembrato così perché sai, la sera 863 persone, il buio, non è che ti ho visto molto bene, ma eri tu sicuro, no? No? Sì? Ecco, vabbè, no. Quattro mani, ti sono cresciute due mani nell'81. Senti, eccoci, c'è Roberta, c'è qualcosa da dire anche lei. Io ti volevo chiedere, tu con tutto il successo che hai avuto, ora ti senti veramente felice? Oh, happy questa è una bella domanda. Oh, happy days. Questa è una bella domanda perché io penso di essere una persona abbastanza fortunata, cioè perché faccio un lavoro che mi piace e veramente c'è poca gente che fa un lavoro che gli piace. Che lavoro? E questo già è una... Ho una salute abbastanza buona, ho degli amici, 4-5, ma con 4-5 già sono abbastanza. Ho veramente una famiglia stupenda, una casa molto divertente, molto creativa, viaggio, conosco della gente, tutta questa cosa va in crescendo, veramente sono qualcuno che si gode la vita e questo è già un briciolo di felicità, per cui mi considero veramente qualcuno felice, un po'. Sì. Bello, bello. Senti, domande non te ne faccio più, ti auguro solo di avere proprio male che vada altrettanto di quello che hai avuto per adesso, fino adesso che secondo me è già abbastanza, perché sei contento, ti vedo felice, sono felice per te, ma vedrai che sarai ancora più felice nella vita e spero altrettanto per me. Ce l'avrai, ce l'avrai. Non preoccuparti. Vabbè, questo 81 io piango perché un anno di più, sai, ormai io sono fine degli 80 anch'io. sì, no, tu ridi, ma vabbè, mi vuoi consolare con una canzone? Sì, però quest'anno morire no, eh. No. Quest'anno no. Niente. No, il titolo della canzone, appunto. No, come si chiama? Morire no. Nell'81 morire no. Non è canzone che non sapevo. Morire no, Miguel Bosè. Ci vediamo dopo. Non conterò le stelle, tanto ormai io già lo so, sono rimaste sempre quelle. Hai passato mai le notti sotto zero a sfruttare il calamai, colorando i sogni in bianco e nero. È fatta per sbagliare, da chi l'ha passata già c'è ben poco da imparare. Quelli come me che vendono parole, per qualcuno almeno c'è la speranza di colpire un cuore. Per amore non si può,
tentato prima morire, no? Morire no! Hai visto, no, che ti ho portato? Ronnie e Tiziana. Ciao, Ronnie e Tiziana. Auguri. Sono venuti. Oh, Happy New Year to you, eh? Happy New Year. Qui c'è un bacio per tutti. Oh, no? Botney. Ti conosco da tutto un anno. Mi conosci da tutto un anno, allora non mi fai gli auguri. Bravo, bravo, complimenti. Auguri, senti. Augusto. Ok. Auguri, Augusto. Senti, è il momento del trasloco. Ah già, è vero. Dobbiamo traslocare. Dobbiamo andare di là dove ci aspettano tanti altri mini popcorniani. Voi siete popcorniani già anziani. Dunque, allora, vogliamo, in piedi, vogliamo, su, in ordine, chi dà gli ordini? Su. Siete pronti? Everybody ready?